Il problema della liquidità sui conti è un problema che ci trasciniamo da sempre. Anche dopo il boom del risparmio gestito, diciamo che c'è stato un record di trattazione di questo tema in 3.000 convegni, ma in effetti il problema non è risolto. Parzialmente si risolve in maniera poco strutturale quando i mercati salgono, e allora anche la liquidità esce più facilmente dai conti. Il problema, secondo me, alla base è un problema di cultura finanziaria. Chiunque fa consulenza finanziaria deve anche fare cultura finanziaria con i clienti finali. E l'unico modo per far capire che un eccesso di liquidità può migliorare come rendimento molto più che su un conto, soltanto a patto di fare un buon portafoglio, di restare calmi, di diversificare, cose che sappiamo molto bene, ma poi veicolare al cliente finale non è mai troppo facile. Quindi serve una combinazione di educazione finanziaria da parte dei consulenti e un po' di mercati che salgono un po' a lungo in modo da dare un po' fiducia. Ecco. Guarda, noi come tema di investimento monitoriamo un po' tutto, non ci fidiamo molto di questo mercato salito così rapidamente, e questo vale per i mercati azionari, vale soprattutto per l'America, ma un po' in generale sui mercati più liquidi, più frequentati, ecco, perché insomma, è impensabile continuare in questo ritmo, quindi secondo me è già il momento di consolidare su strategie obbligazionarie molto tranquille, con pochi rischi valutari, no? Perché comunque insomma, è sempre molto difficile affidare performance ai comparti obbligazionari, affidare la performance alle valute, no? Perché c'è poca prevedibilità. Quindi consolidare un po' quello che c'è stato fino adesso, aspettarsi poco dall'obbligazionario anche in termini di obbligazioni corporate, yield, perché quello che c'era come opportunità a fine 2018 è già stato colmato in questi primi due mesi. Quindi mantenere comunque anche se poco le quote azionarie dei portafogli e sarà un anno molto erratico come andamento di borsa, saranno rapide salite, rapide discese, quindi nervi saldi, se si può, se si è abbastanza flessibile operativamente, consolidare oggi i guadagni e poi al prossimo storno rientrare. L'unico modo per fare una performance tangibile oggi sui mercati è quello di comprare azioni il più possibile. Sui bond strutturalmente i ritorni saranno bassi e quindi le azioni danno un ritorno tanto migliore. Se comprate sugli storni, anche questa come liquidità sui conti è una delle grandi lezioni non ancora completamente imparate dal settore, ma che con, ripeto, la consulenza finanziaria adeguata potrà migliorare anche.